Buonasera amici del TG di AC Milan Inside, siamo qui con le ultime novità. Il Milan continua a mantenere i rapporti col Monaco per Fofana, ma le trattative sono difficili poiché vengono chiesti oltre 30 milioni di euro. Come abbiamo detto negli scorsi giorni, un'alternativa potrebbe essere Manu Koné, ma in queste ore sta riprendendo piede un nome che era già saltato fuori qualche settimana fa, che è quello di Johnny Cardoso. Il 22enne sarebbe un'alternativa per il centrocampo. È un giocatore del Betis Siviglia che ha origini statunitense, ma non vi sarebbero problemi in quanto ha passaporto anche italiano. Su di lui cosa possiamo dire? È arrivato lo scorso gennaio in Europa dal Brasile. È un giocatore versatile che ha ricoperto vari ruoli e può giocare come mediano o trequartista. Il Betis vorrebbe incassare non meno di 30 milioni di euro, ma oltre a questo non vi sono ulteriori indiscrezioni. Il colpo Fofana potrebbe quindi essere rinviato di qualche anno, quando il Milan potrebbe prendere il francese a zero. Un'altra novità è che Scuffet non dovrebbe arrivare, in quanto il Milan avrebbe abbandonato la trattativa con il Cagliari. Torriani infatti sarebbe la seconda scelta dopo Mike Maignan. Questa sera è poi in programma la prima partita ufficiale del Milan Futuro, che sarà impegnato nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Il match in casa del Lecco si giocherà alle 21 e sarà visibile su Sky. Vi saluto e vi aspetto domani per un'altra puntata del TG di AC Milan Inside.